Anche se c'ho la vicina di casa che rompe il cazzo dalla mattina alla sera facendo rumori molesti, impedendomi di registrare un audio proprio pulito, 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 vi faccio lo stesso questo video perché devo necessariamente fare l'editing delle foto che abbiamo scattato, che ho scattato a Santorini. Allora, abbiamo fatto questo Global Meetup a Santorini. Ho fatto pochissime foto per quanto riguarda, diciamo, paesaggi, eccetera, eccetera. Questa è una di quelle, vi faccio vedere anche la post-produzione. E avevo iniziato a fare la post-produzione di quelle che sono poi quelli che poi saranno gli scatti di portfolio per le coppie a Santorini. Insomma, non so se mi sono spiegato bene, io mi sono capito. Voi, diciamo, la parte che vi interessa a voi è la post-produzione, come mi muovo su Lightroom e poi eventualmente come mi muovo su Photoshop. Questo video non ho idea di quanto possa durare, ma presumo sia abbastanza lungo. Quindi, se vi volete preparare una tazza di caffè e ritornare fra qualche secondo, io vi aspetto. Nel frattempo mi sistemo la postazione. Allora, la postazione mia è c'ho la tastiera wireless della Apple, che è un pezzo molto utile e comodo. Poi c'ho da sempre un mouse che è questo qui. Vediamo se lo metto a fuoco. Che è il Logitech G500. È una vecchia versione, però è un mouse che dentro c'ha addirittura i pesetti per bilanciarlo bene rispetto alla vostra mano. È un mouse che, diciamo, da quando lo uso dal 2012, una roba del genere, non mi ha mai portato problemi al polso. E poi da poco ho acquistato questa cosa qui, che adesso stacco, che vi faccio vedere. È un controller MIDI della Behringer che si chiama X-Touch Mini. E sostanzialmente, tramite la mappatura dei tasti e delle rotelline di questo controller MIDI, che è un controller MIDI a tutti gli effetti per gli strumenti musicali, tramite questo programmino che si chiama MIDI to Lightroom, che è gratuito, ma se vi lascio comunque le informazioni nella descrizione del video. Se volete supportare gli sviluppatori di questo programma, potete fargli una donazione. Sostanzialmente si mappano, cioè girando, vedete i vari controlli, si possono mappare poi tutti i tasti a proprio piacimento. Potete personalizzarlo veramente come volete. Adesso io sono ritornato indietro. Ok, adesso passiamo all'editing delle foto, anche perché sono 5 minuti che sto parlando e non abbiamo concluso niente. Passiamo all'editing delle foto e mentre magari andiamo avanti, alcune le ho già selezionate e processate, e mentre andiamo avanti, se mi viene in mente qualcosa ve la aggiungo. Allora, io le mie foto, come vedete qua sulla sinistra, c'ho alcuni preferiti. Questo è il 160 Fuji dalla Mastin Lab, questo è il Oseviglia, poi c'ho non mi veniva di Ferwaristi, e questi qua, Curiosquette da Bollipa, eccetera, eccetera, sono dei Tumman Studio. E sostanzialmente a me i preset che mi piacciono sono quelli dei Tumman, però nelle mie foto utilizzo sempre questi due preset, che sono questo qui, base preset 2019 e 2019 Blue, che hanno dei colori, dei miei colori personalizzati. E sostanzialmente, vediamo se riesco, c'hanno dei colori personalizzati, dei leggeri shift tra i colori. Adesso ritorno indietro perché qua, sì, mascheratura a bordo, va bene. E qua su questa foto non so che cosa ci ho fatto. Sicuramente c'è un filtro, un gradiente per il cielo che recupera tutta questa roba qui. E poi sicuramente ci ho messo un pennellino. Ci avevo messo un pennellino, no? Mi ricordavo di. Ah, eccolo qua. Ci ho messo questo pennellino qua, su questa parte qua, che riscalda un po' tutte queste case bianche, che non essendo in ombra, sì, in ombra, ovviamente, avendo
un po' di riflessi della luce sul mare è molto più blu rispetto all'intera scena, quindi ci ho messo un pennellino per riscaldare appunto quella parte lì. Ma adesso, man mano che andiamo avanti, vediamo quelle che ho scelto, quelle che ho già processato, vediamo rapidamente un prima e dopo. Ovviamente ci sono anche scatti di backstage. Sulle mie foto, non, come potete vedere, non applico tante correzioni. Alcune volte apro di più le ombre, alcune volte di meno, ma sostanzialmente l'editing delle foto è molto pulito. Questo è il primo scatto delle coppie che abbiamo effettuato là a Santorini, e qua ovviamente c'è il solito filtro. Il gradiente per recuperare un po' leggermente il sole, altrimenti sarebbe veramente un peccato. Poi c'è un filtro radiale qua che non so che cacchio serve, probabilmente era meglio metterlo qua. E poi non c'è un pennellino, no. Possiamo andare avanti, quella è la prima scelta, questa è la seconda. Sicuramente qua c'è un filtro radiale, anche qui messo in una posizione veramente inspiegabile, ma probabilmente è perché andiamo a vedere se qua c'è il filtro radiale. No, perché ho fatto un copia e incolla di qualche impostazione di qualche foto che c'aveva il filtro radiale già applicato ed era in quelle posizioni là. Perché se voi fate copia e incolla delle impostazioni di Lightroom e includete i filtri, beh, lì sostanzialmente incolla nella posizione della foto dalla quale li avete copiati. Ok, queste sono quelle scelte qui. Poi tra queste foto qua avevo scelto questa e andiamo a controllare sempre se c'è il filtro radiale oppure no. C'è anche qui è posizionato in una posizione veramente devastante. Allora, una cosa che faccio sempre quando applico i filtri radiali è sì, devo premere O. E controlla la sfumatura riducendo le dimensioni dell'immagine, perché molte volte se guardate l'immagine così grande sul Lightroom non vi accorgete che magari la sfumatura del filtro radiale è un po' troppo evidente. Ok, io avrei scelto queste come immagini, anche qua facciamo il controllo del filtro radiale che in questa immagine non c'è neanche il filtro lineare, come si chiama questo? Filtro graduato si chiama, vabbè. Io faccio difficoltà a vederla perché c'è la fotocamera davanti al pannellino, però diciamo che più o meno ormai vado a memoria e quindi non ne ho bisogno. Poi avrei scelto questa qua, ma mi sa che questa qua poi la scarto perché c'è lei che è un po' troppo di profilo e non mi piace. Anche qui, cioè non sono, ma forse questa è meglio di questa, sinceramente, anche se qui c'era sostanzialmente questa parte qua, che compositivamente mi piace, è una quinta dal basso che personalmente mi piace. L'unica cosa che farei su questa. Qua c'è un filtro radiale per recuperare un po' il cielo. Ok? In più, quando ho delle persone, faccio vedere, mostro la maschera, io gioco qui con l'intervallo per escludere la testa delle persone, cioè cerco di non far andare mai un filtro graduato sulla faccia delle persone, perché altrimenti, vedete, ecco qua, dobbiamo farlo così. Secondo me, qua uniformità lo resettiamo, perché altrimenti si va ad inficiare un po' quella che è l'esposizione delle persone. Poi, specialmente quando ci metto una rimozione foschia, non mi piace che la rimozione foschia sia applicata sul viso delle persone. Qua c'è un piccolo pennellino per schiarire leggermente i volti, perché altrimenti sarebbero così. Proprio giusto giusto poco poco. E questo è il prima e il dopo della foto. Vi stavo dicendo che su questa foto ci applicherei un altro filtro graduato qua, abbassando poco poco l'esposizione. Vediamo così. Facciamo sempre la prova da lontano. Se non si vedono i filtri, diciamo che ci siamo. Ok, detto ciò, io selezionerei solo quella. Qua c'era un simpatico amico spazzino. Vedete che premendo un semplice tasto
ho applicato il mio filtro, cioè il mio preset di base. Adesso quello che mi rimane da fare è ritagliare un pochino l'immagine e magari cloniamo qua il braccino di Dave. Direi che va bene. Se non lo sai che c'era un braccio là, magari non te ne accorgi. Questa è un'altra coppia, tra l'altro loro sono dei colleghi, cioè lei è una collega flightographer. Non mi fanno impazzire queste foto qua, probabilmente salverei questa per la posizione del piede e andiamo ad applicare il mio preset. La raddrizziamo. L'ho raddrizzata con come si chiama? Un knob. Poi qua ci andiamo a fare un filtrino così, sul quale applichiamo un po' di rimozione foschia e direi che forse poco poco riscaldiamo. Ok. In questo caso direi che si può alzare l'esposizione generale della foto in modo da recuperare anche sotto un po' di esposizione, aumenterei la temperatura poco poco la tinta, e qua direi che possiamo eventualmente, dove luminanza non ci vedo, possiamo leggermente abbassare e fare così. E questo è il prima e il dopo. Direi che va bene così. Non mi metto ad eliminare questa cassettina qua perché non mi crea tanto disturbo mentale. Mi copio queste impostazioni perché mi ricordo che c'è una foto nella quale questa me la salverei pure, me la selezionerei pure. Ok. E che vi volevo dire? Sono dimenticato. Vabbè, questa la salverei come foto. Non è proprio male, male, male. Direi che più o meno bilanciata. Andiamo ad un punto in cui mi ricordo che vi vorrei parlare. Ecco, questa è la schiera di fotografi. Qua non potete saperlo, ma eravamo tipo una decina per gruppo, se non una quindicina. Questa qui mi sono dimenticato. Ok, quando facciamo questi shooting per flightographer, ovviamente sono sempre shooting dove ci sono coppie, magari sono veggie di nozze, engagement, proposte di matrimonio e ovviamente diamo molti consigli e molte direzioni sulle pose. Lo so che in Italia ormai è diventata una parolaccia quasi posa, però le persone, specialmente gli stranieri, non hanno nessun problema a farsi dare delle direzioni che noi potremmo chiamare tranquillamente pose, eccetera, eccetera. Quando ci sono queste cose qua, una cosa che piace tanto fare agli americani è questa cosa della pirouette, lo spinning. Quando c'è questa cosa qua, e tutti in generale, non solo i colleghi flightographer, i colleghi in generale si sparano una raffica di 10 foto per ottenerne alla fine una sola buona. Io non è che è una cosa che dico per vantarmi, però è una cosa che faccio per ottimizzare. Magari qua vedete, ne ho scattato 4 perché mi sono spostato leggermente. Questa ce la siamo saltati, ma la editerei. Qua ne ho scattato 4 foto. Quindi non sono uno che dice, cioè con le affermazioni che sto per fare, non voglio dire che non si è bravi se si scatta una raffica, anzi è utile, però ci sono delle situazioni nelle quali io riesco un po' a prevedere lo scatto e faccio uno scatto solo. Potete notarlo dalla numerazione del file. Dopo questa foto qui, che è la 112, txt3 è il nome del file, dopo la 112 vedete c'è la 113. Sostanzialmente lei ha fatto una piroetta e io ho fatto uno scatto solo per beccarla. Una cosa che con la X-T3 riesco a fare sovente, nel senso, quando magari ci potrebbe essere la necessità
di fare una raffica, io con la X-T3 riesco comunque ad ottimizzare e a non sprecare scatti. Sprecare nel senso che vi faccio vedere, in quest'anno, esclusi i matrimoni, ho scattato 22.194 foto, sto quasi arrivando ai 4 terabyte di roba e diciamo mi sento di ottimizzare, cioè è più comodo evitare di comprare tonnellate di hard disk, perché poi subentrano tutta una serie di problematiche rispetto al backup, eccetera eccetera. Ok, andiamo avanti velocemente perché qua ci sono delle, ecco, io di queste qua salverei questa perché l'avevo vista e volevo farla insieme a voi. Come potete vedere, non è che io ci faccio tantissimo sulle foto, più o meno escono già bene, e è una carina, era questa qua col tizio, e la salviamo. Adesso faccio un reset, no, andava bene, dai, come colore e tinta. E per quanto riguarda la mia post produzione, io preferisco sempre riscaldare un po' le foto rispetto a come escono fuori dalla camera. Mi rendo conto che ci aggiungo sempre un po' più di la temperatura, la faccio sempre un po' più calda, e ci aggiungo sempre un po' più di magenta rispetto a quello che uscite. Vedete là, l'originale è 6350 e 19 di tinta, io sono andato a 6591 e 22. Le mie immagini tendo a farle sempre un po' più calde. Sbagliato, questa gliela facciamo, la post produciamo, non so, vedete? Click. Direi che per me, al gusto mio, questa è la temperatura colore giusta. Applichiamo il filtro e la raddrizziamo un pochino. E direi che andiamo velocemente un attimo, perché voglio arrivare a una parte, comunque, a una parte specifica, perché su una foto sicuramente passeremo su Photoshop. Queste sono molto simpatiche, di queste probabilmente quello che mi piace di più è questa qua. Blick. Eccola, non c'è il filtro, giusto? Ma non c'è, direi che non ce n'è bisogno. Forse, probabilmente, possiamo fare una cosa del genere per un po' far risaltare i colori dell'acqua, del mare, eccetera, eccetera. Direi che il filtro radiale non si nota, la scegliamo e andiamo avanti. Andiamo avanti velocemente perché c'è una foto fighissima. Secondo me questa mi piace un sacco, non c'è niente, diciamo, lo scatto originale era così, non ci ho fatto neanche un ritaglio, cioè proprio la foto come l'ho scattata, e viene dopo questa e questa. Diciamo che delle tre io preferisco questa, perché c'è il piede di lei alzato, lei guarda tutte e due alla stessa direzione, il vento scompiglia parecchio di più i capelli, e figa, questo mi piace, cioè secondo me, cioè a me piace. Qua ce ne sono una serie che poi sceglierò con calma, non so, ne ho scattate un po' troppe. Questa è figa pure, anche se qua ci abbiamo le teste dei colleghi. Io direi che facciamo così, copio le impostazioni da questa, perché così ci siamo anche come temperatura, colore, eccetera eccetera, quella giusta, la incollo, ok, che viene un po' più scura, la raddrizzo sicuramente, gli do un tocchino di esposizione, e qua dovremmo sacrifico un po' di gelo, perché così mi taglio la persona qua, e poi devo trovare il modo di eliminare queste due simpatiche colleghe, che sono Connie e Elisenda. Mi sa che con il clone forse ci riusciamo. Non funziona una serie. Mega Drive. E quindi questa foto qua la dobbiamo passare in Photoshop, così vedete anche la cosa che vi volevo far vedere dopo. Siamo a 25 minuti, io cerco di fare il più velocemente possibile, ma un video di editing, che riguarda l'editing, se vogliamo coprire un po' quelle che sono i processi che mi portano ad editare le foto, è un pochino lungo. Vabbè, allora, quando vado a clonare le cose, gli oggetti, le persone, mi creo un nuovo livello e mi salvo il file come se fosse un file separato Photoshop. Quello che provo a fare inizialmente è sicuramente il pennello correttivo, clono da un punto, in questo caso sto clonando dal mare, però mi sta avvenendo uno schifo.
Adesso facciamo una prima prova e poi vediamo, no? Non mi piace. E allora dobbiamo clonare qua dal lato. Partiamo da qua, sfumiamo un po' di più, facciamo così. In questo caso, secondo me, potrebbe funzionare lo strumento toppa. Lo strumento toppa funziona così, se non l'avete mai usato. Fate una selezione intorno a quello che dovete qua, taglio il braccio perché poi lo facciamo in seguito. Solamente che sul livello non funziona, va fatto duplica il livello. Ok, sfondo copia. Adesso c'è la toppa, adesso lo facciamo così. E qua ci abbiamo il coso di sopra e lo possiamo eliminare questo livello. Blam. Non è venuto proprio benissimo, eh? Non mi piace tanto. Direi che continuiamo col pennello correttivo. Io premo J, Shift J per ritornare al pennello correttivo. E continuiamo col pennello correttivo che sicuramente riusciremo a risolvere la situazione. Adesso gli do una prima botta qua per nascondere il braccio, poi credo che se io faccio così riesco a mascherare anche questa roba, giusto? Poi gli va data una correzione qua, questa riga. Scusate, probabilmente sto parlando a bassa voce, ma quando c'è un processo di correzione non è che faccio tante parole quando sono solo, quindi capirete che mi perdonerete se non parlo tanto in questo momento. Alla fine tanto alla fine si capisce quello che sto facendo sostanzialmente. Ok. Beh, diciamo che da lontano non si nota proprio. Fermo restando che qua potremmo dargli una passatina così, vediamo. Non ci aiuta, no, questa cosa qua non mi piace, vediamo se prendiamo il pattern da qua. Beh, diciamo che nel complesso non si nota. Quindi va bene così, anche quando c'è da fare queste cose di clonazione, eccetera, eccetera, non ci perdo mai troppissimo tempo. Quando mi accorgo che da lontano si vede bene, vado avanti, altrimenti ci perderei una vita. Comunque, qui chiudo l'immagine, faccio salva. Sostanzialmente ripassiamo in Lightroom e vedete che della stessa foto ci sono due versioni. La prima è il RAW della Fuji e la seconda è il PSD di Photoshop che viene rinominato con questo nome alla fine, modifica.psd. Poi mi deseleziono come valutazione quella in modo da non avere la foto sbagliata. Poi quando vado ad esportare, perché io poi vado ad esportare tutte le... queste due sono carine pure, anche se insomma lui è in ombra. Questa è simpatica pure e la facciamo subito, basso poco poco la temperatura e la selezioniamo. Qua non c'è veramente niente da fare, se non resettare la temperatura e dargli un po' di calore. Forse abbassare poco poco le luci, un altro po'. Sì? Ok, vabbè, poi qua ci sono tutta una serie di foto, ne abbiamo scattato veramente un abisso per quelli che sono i miei standard. Ah, questa è un'altra giornata, abbiamo cambiato location. No, questa è sempre la stessa giornata. E ci siamo spostati, ovviamente, qua eravamo a Ia, che è scritto Oia, a Santorini, che è la città più a nord di Santorini. Di queste foto qua mi ricordo che ce n'era una carina che poteva essere una di queste due, perché questa composizione così con gli alberelli eccetera eccetera mi piaceva. Reincollo perché il calore mi piaceva. Direi che questo scatto va bene così. Qua c'è la scritta proprietà privata, però cioè, non mi ci metterei a toglierlo perché non ne varrebbe la pena. E poi la vanno a notare proprio solo, e la noterebbero solo i fotografi, non i clienti.
Di queste due ce n'erano altre carine, che anche se lui qua ha gli occhi spiritati, quelle carine erano queste. Qua ho chiesto alla coppia, le ho visti che stavano sotto a Starco, tutti quanti hanno scattato da lontano. Io col 35 mm mi sono avvicinato, ho fatto questa, questa e questa. Io salverei solo questa di queste tre. Allora, poi io mi sono piazzato qua mentre tutti gli altri scattavano dall'altra parte perché avevo notato sta bandierina che svolazzava. Sinceramente, di queste ne ho scattate tante perché volevo beccare la bandiera proprio al punto giusto. E mi sa che di queste ci va fatta una sovrapposizione con Photoshop, probabilmente. O si potrebbe usare anche solo questo. Ma sì. Sapete che cosa non mi piace? Che ho tagliato qua la croce. Non so se mentre scattavo mi sono accorto di questo fatto qua. Eh sì, qualcuno l'ho cercato di. Però è il framing migliore che sono riuscito a fare. Forse questo. Ma c'è lui che guarda me, non c'è gli occhi chiusi, mentre lui c'ha gli occhi chiusi e le braccia sue sono un po' troppo. Così questa potrebbe essere. Anche se non si vede la croce della chiesa, va bene, diciamo che questa è quella più papabile. Vi faccio vedere gli altri dove si erano piazzati. Gli altri si erano piazzati tutti da qua. Poi Cristina mi ha visto che stavo facendo questa cosa qua, l'ha copiata, non per dire che mi ha copiato una foto, perché sono sto gran cacchio di autore. E poi c'è questo scatto che è carino pure. Apriamo un po' le ombre, magari. Devo vedere che temperatura. Direi che questa è quella giusta. Questo scatto è carino, possiamo copiare e andare avanti. Non ci caccio niente perché le persone là, lì le persone sulla sinistra ce le lascio. Perché sarebbe impensabile di andare a clonare tutte queste cose qua, poi non è che stiamo parlando di sto gran scatto, eh. Questa mi direbbero che non c'è interazione fra di loro, questa potrebbe essere interessante. Incolliamo, raddrizziamo. L'unico problema è che c'è sto cavolo qua dietro. E non so se vale la pena. Bene, nel frattempo la registrazione della fotocamera si è spenta, ma direi che ci interessa poco, perché ho superato la mezz'ora e mi rimangono solo 21 minuti di registrazione sulla memory card. Dai, non ci interessa. Continuiamo solo con lo schermo, che è la cosa più importante. Queste foto sarebbero. Potevano essere carine se non c'era quello lì là dietro, però sinceramente non l'ho visto. Questa può essere carina pure. Vediamo se raddrizzandola. Raddrizzandola viene carina, però dovrei eliminare questo tizio qua e ci vuole un pochino su Photoshop. Il giorno dopo abbiamo fatto questo photo walk al tramonto, dove sostanzialmente non ho fatto, cioè non c'erano modelli da fotografare. Riprendo a registrare qui con la videocamera perché passiamo al giorno 19. Il giorno 19 è il giorno in cui Ferwaristi ci ha fatto vedere come interagisce lui con le coppie e come crea lui le sue fotografie. Io lo apprezzo tantissimo, Ferwaristi, non l'ho mai copiato perché non riesco a fare le foto come le fa lui. E continuo a seguire quello che è il mio istinto e il mio stile per quanto riguarda le foto, però è stato interessante vedere come lui interagisce con le coppie e ovviamente sentire parlare un fotografo del suo calibro è ovviamente una cosa, un'esperienza formativa veramente importante. Qui ovviamente ho fatto anche delle foto di backstage che insomma daremo anche ai miei colleghi. Qui c'è Kimon che fa la modella. Vedete qui sulla sinistra Robertina Perrone che è una collega NFM. Sì, ho scritto un po' di cose anche così mie, cose che mi piacevano, tipo questa. Ok, qua c'è Ferwaristi ovviamente che interagisce con la coppia e li piazza nella sua luce. Quella la mettiamo, io ho cercato di fare una cosa diversa, questa mi piace, mentre tutti magari scattavano la coppia, ho scattato le ombre e direi che la usiamo.
Questa, diciamo, è una composizione fatta da lui, da Fer. Io sono in una posizione, ovviamente, cioè, non mi andava di ricopiare le stesse foto che faceva lui. Ero molto arretrato io quando ho scattato queste foto. Infatti, si vede qua la testa sua, la indico col mouse. Qua la testa sua, lui stava scattando da una posizione più bassa. Adesso la sua foto non me la ricordo come è venuta. Però questa potrebbe essere una foto interessante da post-produrre e basta incollare la mia impostazione, anche se lei qua c'è un'espressione un po'. Applico la cosa, come si chiama? La correzione della distorsione, cacciamo quella cosa e forse, non lo so. Facciamo anche quest'ombra, ma vediamo come viene. Non lo so come è venuto, boh, non mi convince. Ah, dobbiamo dare un'altra spennellatina così e forse va bene, dai. Su questa foto forse ci applicherei un radialino o due addirittura. Poi una foto interessante che ho fatto mentre scattava Fer, è questa. Una è questa che mi piaceva, l'avevo già vista, quindi qua basta applicare questo e fare la correzione così. E poi cacciare questo. È una cosa che ho già fatto in quell'altra foto. Pennellino e scurire le ombre. Doge e Embar sono sulle ombre per rendere il frame un po' più interessante. Che ne dite? Simpatico. Poi, mentre sì, c'era anche questa, anche se lì c'è l'ombra, che potrebbe essere l'ombra del partner. Non ne sono sicuro. Ok, direi che questa è la temperatura del colore che mi piace. Facciamo un check anche con quella di prima. Madonna, ci troviamo proprio al Kelvin. Applico sempre la correzione della distorsione, forse va leggermente ruotata così. E anche qui applicherei un Dodge and Burn. Dov'è? Ombre per scurire solo le ombre. Ok, e questa è un'altra fotina simpatica che mi piace. Ferre stava facendo saltare la modella da quel muretto, da quella panchina, e io me ne sono uscito con questo framing col 56 mm. Questo è il prima e questo è il dopo, molto semplice. Anche qui mi sa che le ombre le avevo scurite con il filtro radiale, che va ad agire ovviamente solo sulle ombre. Guardate, clic. Così mi sembra più interessante. E qui non c'è niente da fare sostanzialmente. Poi andiamo avanti, ci sono tutta una serie di foto backstage che farò successivamente. Vi voglio portare a questa foto qui. Perché ho visto questi ragazzi che stavano seguendo la direzione di Kimon ed erano su questo ripiano, su questa specie di panchina. Kimon e altri hanno fatto delle foto statiche di loro, mentre io, quando li ho visti scendere, mi è piaciuto come scendevano contemporaneamente da questa cosa qua, e gli ho chiesto di rifare la questione anche in questo frangente. Non ho fatto una raffica di 700 foto, ma ho scattato semplicemente tre foto. La prima di sicurezza per averla, no? Le foto di sicurezza conviene sempre farle, perché comunque già
di per sé questa è una foto che potrebbe andare bene. C'è solo da togliere quei fili là dietro e non so se ci riesco con Lightroom e con l'antenna, però credo proprio di sì. Questa successiva era la foto che volevo, proprio né più né meno. E devo, aspetta, nulla, vai avanti, forse ci va poco di temperatura colore in più. Sì. E qua vanno cacciati i fili, questa era la foto che volevo, quindi il secondo scatto, potete vedere la numerazione dei file, e poi c'è anche il terzo scatto che è valido pure, anche se credo che pubblicherò solo il secondo, anche se a guardare bene forse nel secondo c'è un po' di panzetta di lui che qua si vede di meno. Sono indeciso, sono tutti e tre carini gli scatti. E sul primo c'è meno lavoro da fare a togliere i fili, mentre sugli altri due, dato che l'antenna cade dietro il suo naso e dietro la sua spalla, ci sarà un po' più di lavoro. Di questa giornata qua non ho fatto di coppia, non ho praticamente poi scattato nient'altro. No, perché non mi interessava fare 100 milioni di scatti, sinceramente. Ho preferito vedere al lavoro il mitico Fer, che ha tirato fuori delle immagini veramente spettacolari usando i muri e le ombre e le luci di Santorini. Eravamo a Pirgos in questa foto. Fatemi vedere l'altra cartellina. Sì, sostanzialmente poi il 20 ho scattato tre foto all'aeroporto e poi basta, diciamo, me la sono goduta come esperienza senza stare lì a fare il fotografo d'assalto che si deve fare per forza il portfolio. Anche con queste foto qua, diciamo, una paginina interessante sul sito esce bene. La cosa che vi volevo far vedere è come io di solito provo a lavorare quando devo togliere fili e cose varie. Allora, qua è complicato, qua vi dico la verità, farlo con Lightroom è complicato perché si intrecciano più fili e potrebbe essere veramente complicato farlo. Però sostanzialmente quello che preferisco fare è evitare il più possibile di andare su Photoshop. Vediamo se facciamo clone. Ok. E anche qui bisogna andare su Photoshop e togliere questi filini a mano. Ve l'ho fatto vedere, vediamo se ci riusciamo in rapidità prima che si spenga la fotocamera. Sostanzialmente quello che vado a fare, di solito poi lo faccio con la penna e con... cacchio si chiama? Come la chiamate? La tavoletta grafica. Però diciamo che in Photoshop ci si mette veramente mezzo secondo perché dietro non c'è un pattern e quindi viene proprio facile toglierle, almeno le grosse. Ok, facciamo così. Io parto sempre pulendo le parti più facili e poi mi dedico a quelle che sono le parti più difficili. Qua la lascio stare perché neanche si nota ad un certo punto. Qua è molto facile perché prendiamo questa linea di riferimento. Qua è facile pure perché pigliamo questa linea di riferimento. Andiamo così. Qua non lo so. Poi dimmiamo un altro pochello. Facciamo così. Di solito non le faccio queste cose, però dato che sono gli scatti di portfolio, farlo per bene non guasta. Allora, qua facciamo così. Allora, quando l'aliasing non funziona, io passo al clone, al timbro clone. Sostanzialmente campiono al 59%, una roba del genere, 40-59%, dipende da quello che è, e poi ripasso fino a quando non sono soddisfatto del risultato. In queste
questi pertugi un po' angusti preferisco usare il timbro clone, che si può usare da questo punto anche qua per togliere questo piccolo filo. Diciamo che da lontano si nota una piccola cosina qua che andiamo subito a correggere, però quando utilizzo il timbro clone non parto sparato al 100%. Là sotto la croce diciamo che non sembra neanche il filo, quindi non mi metto a perdere tempo là. Forse posso perdere un po' di tempo qua. Partiamo con il pennello correttivo, il timbro correttivo. Qua mi sa che devo fare questa cosa perché altrimenti poi si nota che c'è quella linea. E il consiglio che vi do: quando andate a togliere degli elementi, partite sempre quando avete delle linee dritte. In questo caso io sto clonando da questa linea qua, la riallineo dopo, che è un po' onomatopeico come cosa, però sostanzialmente è questo quello che faccio: riallineo le linee. In questo caso dobbiamo andare di timbro clone. Poi, una volta che io ho fatto il timbro clone e ho ricalcato questa linea, poi forse dopo ci passo un cosino, ma non lo so. In questo caso mi sa che devo ritornare indietro perché non mi piace tanto il risultato. Ritorniamo qua, sì. È arrivato a questo punto, direi che partiamo dalla correzione qua del cielo, che forse mi sembra una cosa un po' più semplice. Il timbro clone, come potete vedere, quando vai a clonare si perde questa grana qua, non te la riclona bene. Per questo non mi piace tanto, ma diciamo che non è male. E andiamo sul bianco, arrivato a questo punto, e facciamolo con pennello correttivo. Come si chiama? Pennello correttivo? Sì, pennello correttivo. Un J sul come tasto di scelta rapida. Ok, direi che qua sul colore solido, sulla tinta unita, stiamo facendo un discreto lavoretto. Adesso lo controlliamo da lontano per vedere che cosa abbiamo combinato, se fa proprio schifo. Purtroppo per velocizzare il più possibile il video sto facendo di fretta, che non è magari un po' più di tempo ce lo perdo quando non ho proprio frettissima. No, sostanzialmente diciamo che abbiamo fatto. Ok. Dopo che avete passato con il timbro clone, poi se ripassate col pennello correttivo, il pennello correttivo vi corregge appunto questi piccoli dettagliucci. Qua col pennello correttivo andiamo a togliere prima questa parte di antenna, poi ci passiamo con il clone. Ma vedete che il timbro clone alcune volte si fa una sovrapposizione dei pattern e dei colori che fa veramente in questo caso adesso potrei procedere a provare con il pennello correttivo per riclonare per bene su questa linea. Diciamo che quest'arancione qua lo caccio adesso e poi posso continuare un po' dopo. Sì, probabilmente ce la facciamo. Va bene. Ok. Oh là là. Ok, adesso guardiamo da lontano. È un po' evidente questa linea. Però vediamo se riusciamo a fare così, la sfumiamo poco poco. No, preferisco così. Ti dirò di più, preferisco ancora di più se la faccio andare proprio alla fine. Mi sa. Qua ci vado da botticella così. Ups. La salvo perché male non è, e vi faccio vedere prima e dopo. Bene, spero che questa sessione di editing, anche se abbastanza lunga, vi sia piaciuta. Non mi ricordo chi me l'aveva chiesto nei commenti di fare una sessione di editing. Spero di averti
accontentato per quello che è la mia modestissima capacità di modificare le foto. E se avete delle domande, ovviamente scrivetemele nei commenti. E a presto, prossimo video. Ciao!